comincia adesso la partita fra Roma Women e Audace 1919, col possesso quindi per l'Audace. Attenzione, sbagliano qua e recuperano palla le ragazze della Roma, poi mette fuori l'Audace. Messa dal fondo, effettuata, ancora recuperata dalla Roma. Avanza la numero 13, Rocchetti, che va al tiro e trova subito la rete per l'1-0 della Roma al primo minuto di gioco. Quindi fallo laterale e se ne prende carico proprio lei, la numero 3, Scenna. Rocchetti, ancora via Gentili che da là potrebbe tentare la botta, lo fa, attenzione! Risponde benissimo Lenci sul tiro di Pier Gentili, molto preciso. Sbagliano quindi Di Giacomo. Cerca la sponda con Rocchetti. Scenna. Rocchetti chiuso all'1-2, poi va al tiro Scenna. Che salvataggio che ha fatto Lenci, ragazzi. Porta palla Di Giacomo, ancora Rollo. Cerca la numero 4 che viene trovata, riesce a tenere il pallone in campo e trovano una rete strepitosa. Bellissima la giocata fra Troncacci e l'attaccante, che trova una rete strepitosa. Se la meritavano, quella del 2-0. All'11° minuto di gioco, ancora Rocchetti. Chiama la calma Fabrizio. Tanto è scesa qua Rocchetti. Di Giacomo. Attenzione a Rocchetti, che trova la tripletta così. Ed è 3-0 Roma. Che partita Rocchetti. Nei primi 14 di gioco. Recupera Fortuna, quindi gira dalle parti di Troncacci. Lancio in aria, ma che ha preso Lenci. Clamorosa. Rimessa, quindi gialla. Non è messo dentro. Troncacci non riesce a dare potenza a questo pallone. Dato colpetto, attenzione. Smanaccia qua Lenci e manda sulla traversa, poi lanciano e Fabrizio chiama la calma per la Roma. Babischi, Troncacci, Bellon alla entrata, poi la gira Bischi che lancia addosso all'avversaria. Lenci la prende tra le mani e la rimette. Tensione, recuperano palla. Servono Belloni in area, che va a tiro, entra e segna Bellon per il 4-0. Marota, Troncacci, fraseggio. Bischi. Ancora Troncacci. Manda in avanti Bellon, serve Bischi che trova la rete del 5-0. La rimessa dal fondo, Troncacci con la testa, servono Bellon che va al tiro, capisce tutto testa, che mette calma là davanti. Intanto Bellon ristrappa il pallone e va al tiro e trova la rete del 6-0. Con che arroganza si riprese il pallone, è andata subito a tirare Bellon. Ultima azione, qua Troncacci batte il fallo laterale, corto per Marota. Serve Bischi che e gira ancora dall'altra parte. Palla rimpallata, l'arbitro fischia la fine del primo tempo. 6-0 per la Roma, dominio totale. Lenci alla rimessa dal fondo. Ronci. Ronci potrebbe andare al tiro da là, lo fa! Rete per il 6-1 con Ronci. Pia Gentili. Ancora lei, lancio alla ricerca della compagna Scenna, che trova una splendida rete per il 7-1.
Tronci, serve la compagna. Attenzione, risponde bene qua Fabrizi, poi testa sul rimpallo, trova la rete del 7-2. Non mollano. Fallo laterale. Ronci, pressata, serve testa che va al tiro, rimpalla su Pier Gentili. Una spintarella qua, Rocchetti che poi strappa questo pallone, Luzzi capisce tutto, ma Pier Gentili mantiene questo pallone. Attenzione a Rocchetti, Rocchetti smarca Lenci e trova una rete straordinaria per l'8-2. Ronci, attenzione, attacca Bischi, punta la porta Bischi, va al tiro e trova la rete del 9-2. Così laterale battuto. Attenzione a Bischi che avanza e trova la rete che manda in doppia cifra a Roma per il 10-2. Ottima la partita di Bischi fino a qua. Calcio di rigore per la Roma, va a Fortuna dal dischetto. Ok, fate un passo indietro ragazzi, sennò... Perfetto. Abito fischia. Fortuna trova la rete dell'11-2. Fortuna controlla questo pallone. Bellon, palla al piede, potrebbe andare al tiro Bellon, lo fa Murata. Ancora palla in gioco però di Bellon, va all'indietro, 2 minuti al termine. Ancora Bellon, cerca l'imbucata. Hanno al tiro e trovano la rete del 12-2. Con ancora numero 11 Fortuna. Luzzi, testa, prende metri, poi la palla viene strappata. Attenzione, attaccano per l'ultima volta le ragazze della Roma. L'arbitro guarda l'orologio e fischia la fine della partita. Vince la Roma 12-2, una partita dominata fino alla fine.